Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, oggi con la mia solita tisana e la tazza a tema natalizio, perché Natale per me durerà almeno fino a novembre dell'anno prossimo. Ad ogni modo, oggi vi porto, come potete vedere, un bel book haul. È un po' che non ne facevo uno, quindi si sono accumulati libri, credo di novembre, dicembre, forse qualcosa di ottobre. Andiamo a vederli. Innanzitutto partiamo con i libri trovati nelle bookish box che ho acquistato. Il primo è Gideon the Nine, Gideon la Nona, in questa edizione Oscar Mondadori, Oscar Volt, meravigliosa. Questa è arrivata nella Dreamer Whale di novembre-dicembre, che è arrivata praticamente credo a dicembre. Comunque ve ne ho parlato, ho fatto una video recensione che vi metto su nelle schede giù nell'info box. È un libro che ho assolutamente adorato, meraviglioso, ma un libro sicuramente non adatto a tutti, perché è un libro dove ci sono tanto linguaggio scurrile, tanta violenza, e è un calderone e una confusione di cose, quindi sicuramente non è un libro adatto a tutti. Però vi rimando per questo alla video recensione, insomma, in cui ne parlo in maniera più approfondita. Però vediamolo, perché è un edizione meravigliosa, edita appunto Oscar Mondadori al costo di 22 euro, e vedete ha le pagine arancio che al schermo non rendono perché sono molto più accese di così, e sotto la sovraccoperta ha questo poster che riprende la cover, e sotto è fatto così, abbiamo qui il teschio e poi abbiamo gli atti divisi in questa maniera. Un libro veramente particolare, molto molto particolare. Ripeto, per me è stata una delle migliori letture di quest'anno, per fortuna, dell'anno scorso, del 2020, che ho sicuramente stra adorato, ma non è un libro per tutti. Nella box precedente della Dreamer Whale, quindi settembre-ottobre, c'era Midnight Sun. Midnight Sun di Stephanie Meyer, uscito in questa edizione per la Fazzi al costo di 20 euro. Anche questa è rigida e sotto, insomma, alla sovraccoperta, e sotto è semplicemente fatto così. È un bel malloppone di 700 pagine, mi pare, quasi 800, ed è praticamente il libro che tanto attendevamo di Stephanie Meyer, della saga di Twilight, ossia Twilight visto dal punto di vista di Edward. Anche di questo avete visto l'unboxing e ve ne ho parlato in un wrap-up. Allora, che dire, lettura consigliata ai grandi amanti della saga, ma un viaggio palloso nella mente malata di Edward. Probabilmente un viaggio che si poteva fare esattamente nella metà delle pagine. Però per chi come me è stato un grande fan della saga di Twilight, lo adorerete. Anche se ovviamente la qualità del libro è quella che è, insomma, Twilight... con un po' più di problemi mentali. Invece nella Lijoy, che a questo punto non mi ricordo più di che periodo, ma di settembre credo, che è arrivata con parecchio ritardo, c'era questo The Left-Handed Booksellers of London, che io devo ancora leggere, ma che mi attira tantissimo. Questa è ovviamente la versione della Lijoy, quindi non è la versione che trovate in vendita, anche se questo ovviamente è un libro in lingua. Sotto alla sovraccoperta ha un poster, vedete, ecco qua, con la firma dell'autore. Di questo è due mesi che mi dico adesso lo leggo, ancora non l'ho cominciato, ma sono molto molto curiosa. Sicuramente spero di leggerlo nei primi mesi di quest'anno, perché mi attira tantissimo, e non so molto di questo libro. Vi mostro quello che è arrivato dalla Mondadori, che è l'arc di Le 10.000 porte di January. Questo è l'arc, ovviamente in vendita c'è la versione, insomma, da vendita, che è in rigida con la sovraccoperta, le solite edizioni Oscar Volt che sono sempre molto belle esteticamente. Credo sia uscito anche questo al costo di 22 euro. Anche di questo vi ho fatto una video recensione che vi metto comunque nelle schede giù nell'info box. È un libro che non mi è piaciuto, ve ne ho già parlato, non è un libro brutto assolutamente, ma a me non ha conquistato. È un libro che parla di viaggi, quindi già il tema magari è lontano dai miei gusti. È un fantasy, un young adult fantasy, quindi lo fa in maniera molto fantastica, con questa ragazza che attraversa queste porte, queste 10.000 porte, e attraverso queste porte arriva in altri mondi. Però ecco, a me non ha conquistato né per i personaggi né per il world building. Però magari è un genere che a voi piace, quindi vi rimando alla video recensione, insomma, in cui ne parlo meglio.
un primo acquisto da Abbevidori avevo acquistato Draculia, questo avete visto l'unboxing, che qui non si vedrà mai, comunque un libro che ovviamente parla di vampiri, questo è il retro, e all'interno è fatto così. Ecco qua, come potete vedere. Anche questo devo ancora leggerlo, e anche questo non vedo l'ora di leggerlo. E presa dalla scia, insomma, di questo acquisto fatto da Abbeditori, che ha delle cose meravigliose, sono fatta regalare per Natale questi due libricini, sempre di Abbeditore. Uno è L'altra metà delle fiabe, che racconta appunto le favole da un punto di vista delle origini in maniera molto più scura. Sono dei libricini, vedete, molto piccoli, molto fini, il costo è di 6,90 euro, hanno le alette, vedete. La cura che Abbeditore mette nei suoi volumi è sempre molto alta, devo dire. Vediamo un po' se riesco a mostrarvi qualcosa in maniera più adeguata, e questo è il fondo. Altro volumetto preso sempre da Abbe Editore, che mi sono fatta regalare di Abbe Editore, è La storia segreta di una contessa irlandese di Defano, in questa versione che trovo meravigliosa. Anche questo uscito al costo di 6,90 euro, vedete, ecco, fatto così all'interno. Come potete vedere, anche questo sono poche pagine in realtà, perché sono poco meno di 100 pagine, quindi sono proprio dei librettini, però insomma la cura, l'attenzione dei dettagli e il contenuto mi attiravano tantissimo. Altro libro che sempre avete visto sul canale, perché anche di questo ho fatto una recensione, questa volta preso da Nicola Pesce Editore, ve ne ho parlato e riparlato perché il libro mi è piaciuto tantissimo, è Vampiri, dove trovarli? Racconti di viaggio a punti sparsi e lettere ritrovate, che è una guida ai posti in cui vivono i vampiri, o meglio, è una guida che ha un falso letterario e racconta appunto che sia stata redatta dalla vampira Carmilla per attirare i lettori laddove vivono i vampiri, in maniera tale che i vampiri hanno il cibo pronto e non devono uscire a cercarselo. E ovviamente, viste le premesse, lo fa in maniera molto molto ironica, divertente, è sicuramente un libro molto divertente, ed è proprio strutturato come una vera e propria guida, quindi è suddiviso nelle varie zone del mondo, ed ogni zona che va a affrontare racconta anche dove dormire, che cosa comprare, che cosa mangiare, ma soprattutto nel suo viaggio intorno al mondo incontra un po' tutti i vampiri letterari della tradizione letteraria, da Vlad a, per esempio, i vampiri di Intervista col vampiro, a quelli di Forks, tutto in maniera molto molto ironica. Comunque anche di questo ne ho fatto una video recensione, ve ne ho parlato anche nei migliori libri che sono stati per me i migliori libri top e flop del 2020, quindi vi rimando a quei due video se siete curiosi di saperne di più. Ogni tanto compro libri inerenti al mio lavoro, perché non si finisce mai di studiare, mai, e mi sono regalata questo morfo. Vediamo un po' se si vede, non si vedrà, ma ecco, forse così. Questo l'ho acquistato, è in inglese, l'ho acquistato online, ed è appunto una guida per disegnatori a come disegnare quelle forme fisiche che non sono quelle, insomma, tradizionali. Veramente ben fatto, molto carino. L'ho pagato credo 10 euro, però i prezzi di questi, questa è una linea di questi di morfo, i prezzi oscillano decisamente da giorno a giorno. Altro acquisto fatto, e sempre di cui vi ho parlato, è Il Principe d'Acciaio, che è questa graphic novel di Oscar Inc, prequel del Shadow of Magic, uscita appunto per Oscar Inc al costo di 20 euro, scusate. Questa è la cover, dove appunto la sceneggiatura è stata fatta dalla stessa Victoria Schwab, e abbiamo Olimpieri e Angioini a matite e disegni e colori. Anche di questo vi ho parlato, sicuramente decisamente una lettura migliore di Eddie LaRue, della Schwab, quindi questo mese ho deciso anche di rileggermi Dark Shadow of Magic, o meglio, rileggermi il primo e poi continuare con gli altri, perché ero rimasta indietro con la lettura, attraverso un GDL, un gruppo di lettura, quindi anche di quello vi parlerò poi nei wrap up appunto di fine mese. Ad ogni modo, sicuramente un ottimo fumetto, mi è piaciuto tantissimo. Questo è l'unico fumetto che vedrete in questo book haul, perché tutti gli altri, ovviamente, di tutti gli altri fumetti che ho acquistato, perché questo è l'unico che ho acquistato in libreria, tutti gli altri li ho presi in fumetteria, al solito li vedete nel book haul della fumetteria, quando vi mostro gli acquisti di fumetteria, quindi questo è l'unico fumetto che vedrete in questo wrap up.
Altro arrivo di questo periodo è stato Tenebre Ossa, anche di questo ve ne ho parlato in quantità industriale, quindi non dirò altro se non che la mia amata Bardugo, non dirò altro, basta. E, anche perché ve ne ho parlato, riparlato a dismisura, vi metto su nelle schede, sempre giù nell'info box, i video in cui ne parlo, se, uscite al costo di 17,90 euro con questa sola coperta. Sotto, vedete, è così, è il primo della saga del Grishaverse, ho detto che non ne parlavo più e quindi da brava lo metto giù. Per chi è nuovo sul canale, io ho un piccolo problema con la Bardugo, piccolo, appena appena. Infatti, sempre a tema Bardugo, ho recuperato anche Siege Storm, che mi mancava in questa versione, io le sto collezionando tutti, ahimè, questa versione mi mancava, l'ho trovata in offerta online e l'ho preso subitissimo. Questa è la versione in inglese e il 19 gennaio esce in italiano e anche quello lo vedrete sul canale, ovviamente. Perché che fai? Non lo prendi in italiano per forza. Altro libro appena appena arrivato è Wingdom of the Wicked, scritto da Kerry Maniscalco, che è la stessa autrice della saga di Audrey Rose, di cui del primo vi ho parlato, vi ho fatto una video recensione sul canale, era sulle tracce di Jack lo Squartatore. Questa è la versione in inglese, uscirà comunque in italano e l'ho acquistato per colpa di Alessia Di Fiore, perché mi ha detto è molto trash, ma tanto tanto trash, ed è ambientata in Italia ed è veramente tanto trash ed è un cattivo bellissimo. Non avevo bisogno di sapere altro. Ho sentito recensioni veramente negative su questo libro proprio per l'epicità del trash che c'è qua dentro. Però a volte io ho bisogno anche di questi libri molto leggerini e trash. E soprattutto Alessia mi ha detto che va letto in inglese perché, essendo ambientato in Italia, ci sono delle parti in italiano nel testo. Ed è praticamente così come Kerry Maniscalco vede la Sicilia. Ovviamente, potevo farmelo mancare. Questa sicuramente sarà una delle mie prossime letture, perché ho appena finito Sorcery of Thorns, quindi probabilmente appena finisco anche Magic mi metterò a leggere Kingdom of the Wicked, anche perché insomma ci vuole un po' di trash. Credo non ci sia bisogno di dire altro, ve lo mostro anche sul retro. Questo l'ho trovato in offerta, credo, a 12 euro. Comunque, vedete, è in rigida, sotto è fatto così. Però, ripeto, questo l'ho preso online perché ovviamente è in lingua. Questi sono gli inizi capitoli. Mi aspetto tanto da questo libro. O meglio, mi aspetto tanto, tanto trash, di arrabbiarmi e divertirmi tanto. Comunque, ve ne parlerò. Poi sono stata, visto che me lo chiedete sempre, dove metto tutti i libri, che sono una quantità enorme, spesso e volentieri, un po' li regalo, un po' li via, capita a volte che qui, dalle mie parti, non proprio dalle mie parti, comunque, non lontano, quando, le restrizioni ce lo permettono, c'è una edicola che vende libri usati e prende i libri usati, in cambio ti dà, altri libri, ovviamente. Io sono andata, ho portato un bel malloppone di cose per liberare un po' la libreria e ho preso questi due, o meglio, ho preso questo a scatola chiusa perché lui mi ha detto prendilo, vai, leggi, e quindi ho detto vabbè, ma sì, prendiamolo, di cui non so assolutamente niente, ma c'è scritto il codice Merlino in copertina, quindi leggiamolo. E con questa cover veramente discutibile, ma va bene. E sono riuscita a prendere a metà prezzo, sempre lì in questa edicola, questo appena uscito. Ovviamente questo è nuovo, non era usato, ed è L'uomo vestito di nero di Stephen King, ed è il racconto illustrato, appena appena uscito. Questo è il sotto, guardate che bello, c'è di nuovo l'illustrazione. Si apre così e dentro, come dicevo, è un racconto illustrato, quindi è fatto così. Questo è uscito al costo di 16 euro, mi sembra. 15,90. Questa è sicuramente una lettura che vedrete a gennaio sul canale, anche perché Stephen King, che io sapete amo particolarmente, è fatto in questa maniera illustrata che mi interessa tantissimo, il tema mi piace, quindi anche questo sicuramente è una lettura di gennaio che farò sicuramente, anche perché in realtà non è tanto lungo rispetto ai soliti mallopponi di Stephen King. Questo è 123 pagine, oltre che credo veramente di leggerlo praticamente in 2 giorni.
quindi sicuramente lo vedrete, però di questo sono veramente veramente contenta. C'è una serie di libri sempre in inglese che io sto puntando da tempo, che è di libri della Disney Book. Sono libri che hanno un costo secondo me abbastanza elevato con le spese di spedizione, quindi io li sto puntando usati e sono riuscita a prenderne due. Quindi in realtà me ne mancano altri 3-4 credo, però li vedrete mano a mano se e quando riuscirò sempre a trovarli usati. Il primo è The Beast Within, ispirato appunto alla Bella e la Bestia, ma questa è la sovraccoperta, guardate sotto se levo la sovraccoperta. Come fai a non prendere questi libri? Questo credo l'ho trovato al costo di 4 euro addirittura, pochissimo. All'interno sono fatti così, sono indirizzati, sono venduti come per un pubblico molto giovane, ma io rientro perfettamente nel target ovviamente, no? E quindi li volevo per forza. Questo ha 215 pagine, sono anche scritti in maniera molto larga, quindi credo anche che siano una lettura veloce, ancora non li ho cominciati. E ho trovato anche quest'altro, The Old Sisters, ovviamente ispirato alla cattiva di Biancaneve. E anche qui, togli la sovraccoperta e c'è la mela mangiata, ma guardate che bella. Come fai a non adorare queste copertine? L'ho già visto in versione economica, ma io devo averli in questa versione. Questo l'ho pagato qualcosina in più, credo 8 euro, sempre usato. E questo vedete è l'interno, questa ha qualche pagina in più infatti dell'altro, rispetto all'altro ha quasi 300 pagine come vedete, però sono qualcosa di veramente divino. Questi spero di leggerli presto, ma come vedete qui i libri si accumulano. Questo è tutto, credo sia tutto, non dovrei essermi scordata nulla dei libri, praticamente degli acquisti novembre-dicembre. Ora mi sono ripromessa di fare la brava a gennaio, ma la Oscar Mondadori ci ha annunciato un sacco di uscite, quindi non lo so. Staremo a vedere. Ad ogni modo, per questo book haul è tutto. Fatemi sapere invece voi quali acquisti avete fatto in questo periodo, se vi sono arrivati regali per Natale, tema libri. E scrivetemelo sotto con i commenti, con un commentino sotto, se avete fatto un video, un post con i vostri acquisti, linkatemelo così vengo a vedermelo. Questo è tutto, lasciatemi un commentino sotto per farmi sapere che siete passati. Buona lettura a voi, buona lettura a me. Noi ci vediamo giovedì, ormai siamo tornati alla norma con tutti i video, nella programmazione normale dopo qualche video in più che ho aggiunto questi giorni. Ci vediamo giovedì con la video recensione di Sorcery of Thorns, di cui ho molto molto da dire. Ciao!